rammarico c'è oppure alla fine ha visto una scintilla che la lascia ben sperare? No, quello sicuramente, c'è rammarico perché, visto anche il risultato negativo della Ravenna prima della partita, volevamo conquistare la vittoria che manca da tanto e per salvarci servono vittorie. E non siamo partiti bene perché dopo 4 minuti siamo andati in svantaggio, abbiamo avuto dopo una buona reazione che ci ha permesso il pareggio. Abbiamo preso però il primo gol troppo facile, così come il secondo e il terzo. E c'era un rigore netto su di noi sul 2-1. E che l'arbitro non so per quale motivo non abbia fischiato, e addirittura sul contropiede hanno fatto il 3-1. Un'altra squadra che non ci crede, un'altra squadra che è ultima in classifica, avrebbe mollato, avrebbe preso altri gol. Invece i ragazzi hanno dato il massimo, hanno cercato di rimediare, ci siamo riusciti con i due gol di più, dove addirittura alla fine speravamo nella vittoria, no? Perché loro erano in 10, ma negli ultimi 8 minuti praticamente non si è mai giocato perché non facevano altro che andare a terra. E dispiace, prendiamo gli aspetti positivi. Gli aspetti negativi sono quelli che abbiamo preso gol troppo facilmente, e aspetti positivi sono reazioni, la reazione che hai fatto 3 gol, che hai calciato sicuramente più in porta rispetto a loro, e attaccato di più rispetto a loro. Loro facevano un buon possesso, ma sterile, nel senso non ricordo molte parate del nostro portiere, no? E è un momento lungo perché è da tanto che la squadra non riesce a ottenere una vittoria. Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo, e fisicamente miglioreremo sempre di più, e tatticamente miglioreremo sempre di più. C'è solo da toglierci da dosso quel pizzico di timore, di paura, che si è notato anche oggi, non nei primi minuti o nei primi minuti del secondo tempo. E quella te la togli solo con una vittoria, anche di fortuna, no? Cosa che in questo momento non ci gira, non è capitata. Gli errori arbitrali sono stati ammessi anche dal suo avversario, Pokeshi, e non poteva essere altrimenti, ma non dico la tenuta psicologica, però il livello di concentrazione, perché alla fine può essere quello che spiega un po' gli errori difensivi, insomma, quella può essere preoccupante, tra virgolette. Ma io, tutte le categorie si fanno e si prendono gol per errori, per qualche errore, no? Se no tutte le partite finirebbero 0-0 o con pochi gol solo per bravura dell'avversario, no? Con un gran gol da fuori. Però meno errori facciamo e meno gol si prendono. E la verità è che in queste partite, se andiamo a analizzare, non è che abbia fatto molti errori l'Arezzo, è che ogni volta che capita che fa un errore viene punito, no? È capitato così con il Perugia, è capitato così con la Feral Pesaro, è capitato così con il Gubbio, è capitato con il Verona ed è capitato oggi. Quindi è un momento e poi quando si prendono gol non è solo la colpa dei difensori o dei centrocampisti o degli attaccanti, è della squadra. Oggi logicamente devo rivedere i gol che abbiamo preso, ma abbiamo preso gol con troppa facilità. E se uno non vede i gol presi e non vede i 3 gol nostri, ai punti avrebbe meritato, no? L'Arezzo, perché abbiamo creato diverse occasioni, siamo stati sfortunati e è stato bravo il portiere loro. Però sono contento della reazione, della voglia che hanno avuto i ragazzi di rimetterla in piedi. Ecco, Cerci è entrato nel secondo tempo, quanto manca ancora per vedere quegli sprazzi che ci si attendono? No, adesso è un giocatore di grande qualità, salta all'uomo, ha un bel piede, è normale che certe cose oggi non le possiamo richiedere, quindi viene sfruttato per quello che ha in questo momento, no? È reduce da un infortunio, ha lavorato con intensità nelle ultime 2 settimane. E più lavoro e più starà meglio, e più lo vedremo magari in campo. Ecco, ieri Pokeshi, prima di questa partita, ha detto che l'Arezzo tra 3 o 4 settimane le vincerà tutte. È un modo, diciamo, per mettere le mani avanti o veramente gli avversari, perché lo dicono spesso, guardando il valore della rosa, che l'Arezzo poi quando inizia a vincere non si fermerà. Ma io questo me lo auguro, logicamente. È evidente che nelle 5 partite della mia gestione l'Arezzo ha solamente 2 punti, e sono pochissimi, non sono pochi, sono pochissimi. Se vai a analizzare bene le partite, meritavamo secondo me qualcosa in più, dato che si dice che tutto viene bilanciato alla fine dell'anno tra torti arbitrali e fortune e sfortune, e siamo noi in credito, quindi dobbiamo cercare, siamo in debito, no? Con la fortuna e con gli episodi e tutto, perché la verità è che non ci sta girando bene. Però la reazione che abbiamo avuto oggi,
la buona partita che abbiamo fatto a Verona mi fanno ben sperare, cosa differente, a volte vinci facendo un tiro in porta e magari subisci 15 tiri, sì, sarei felice per i tre punti, perché i tre punti poi ti danno, oltre alla classifica, ti danno morale, ma sarei un po' più preoccupato. Tempo stringe, le partite sì, è vero che sono tante, però l'Arezzo per andare a recuperare il Ravenna ha bisogno di vittorie. E oggi il nostro obiettivo è Padova, ma pensando sempre di recuperare punti alla penultima. E non ci siamo riusciti in queste 5 partite, abbiamo oggi recuperato un punticino a loro, ci riusciremo nelle prossime. Grazie. Grazie.